Ciao ragazzi, bentornati nel video tecnico della settimana. Siamo sempre più vicini alla presentazione Red Bull, per cui mi sembrava giusto dedicargli un video. Non credo che assisteremo alla macchina reale, ci saranno nascoste tante cose, tanti piccoli dettagli che faranno la differenza, ma ricordiamo sempre che la scuderia anglo-austriaca è soggetta a una penalità che consiste in 7 milioni di multa già pagati e un 10% in meno da poter spendere nella galleria del vento. Quindi andremo oggi a parlare proprio di questo, quanto questa penalità può influire sullo sviluppo aerodinamico della Red Bull e sulla stagione 2023. Parleremo prima di qualche opinione generale, qualche dichiarazione di Christian Horner, Adrian Newey e più avanti nel video vi dirò la mia opinione. Ma voglio sapere anche la vostra, scrivetemi nei commenti qual è la presentazione che attendete maggiormente, esclusa ovviamente la Ferrari. Io sono Francesca, vi ricordo di seguirmi sui social e di lasciare un pollicino in su per supportare nostri contenuti. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per essere sempre in pole position nei nostri video e detto questo, let's go! Parliamo della penalità Red Bull. Come vi ho già accennato, una multa più penalità in galleria del vento. La Red Bull ha forse pagato un po' la superbia con cui ha affrontato la stagione, il pre-stagione 2022. Infatti, con l'introduzione del nuovo regolamento sul budget cap, la FIA aveva offerto la possibilità a tutti i team di una prova generale proprio per il regolamento budget cap, prova a cui Red Bull non ha aderito. Errare sicuramente umano, ma preservare diabolico, per cui penso che la Red Bull non ripeterà lo stesso errore quest'anno, ma sicuramente sarà molto attenta sui dettagli. Ma rimane comunque una penalità da scontare, che in realtà a detta di molti non è neanche sufficiente vista la loro infrazione. Infatti molti sostengono che, visto il gap, la superiorità della scuderia austriaca nella stagione 2022, questa penalità è nulla per loro e che manterranno la loro supremazia anche nella stagione 2023. Ovviamente Christian Horner non è dello stesso parere e pensa anzi di partire in una situazione di svantaggio rispetto agli altri team. Ovviamente la Red Bull, avendo vinto il campionato costruttori, avrà una disponibilità del 70% delle ore totali in galleria del vento, più la penalità del 10% arriverà circa un 63% delle ore totali. Ma ricordiamo la forza delle idee del loro brillante aerodinamico Adrian Newey e la sua squadra. Anche se lo stesso Adrian Newey ha dichiarato che probabilmente lo sviluppo per il 2023 si concentrerà maggiormente su un aspetto meccanico, sul telaio, piuttosto che su un aspetto aerodinamico su cui è caduta la sentenza del giudice. Il team austriaco dovrà muoversi intelligentemente, infatti con le meno ore a disposizione non potrà provare una quantità enorme di pezzi. Gli ingegneri dovranno arrivare preparati, consapevoli che non potranno scartare la maggior parte delle idee e dei progetti testati in galleria del vento, ma dovranno essere molto selettivi. Tuttavia, questo è un meccanismo già avviato con le nuove regole tecniche introdotte con il budget cap. Ma allora, quanto effettivamente andrà a perdere la Red Bull, se andrà a perdere qualcosa? Oggettivamente si pensa che ogni 100 prove in galleria del vento comportino un aumento di 2 punti di deportanza. Quindi si pensa che oggettivamente uno svantaggio per Red Bull ci sia. Sulla base di tutto ciò vi dico la mia personalissima opinione. È vero che gli ingegneri dovranno presentarsi in galleria del vento più preparati, ma è anche vero che questo processo sarà molto favorito dalle analisi CFD, ovvero la fluidodinamica computazionale. Infatti queste analisi sono effettuate su modelli CAD a grandezza naturale reale. Sono analisi basate su calcoli matematici e algoritmi e permettono di misurare forze, momenti, distribuzione di pressione, tutti parametri fondamentali nelle prestazioni della vettura. In realtà queste analisi presentano anche qualche vantaggio rispetto alla galleria del vento. Sicuramente mostra con chiarezza il comportamento del fluido, ovvero dell'aria, mostra esattamente le linee di flusso, ovvero il moto che perseguono, ma soprattutto riduce costi e tempi. Infatti in galleria del vento va
vanno testati pezzi, ovviamente in scala, che hanno un loro peso economico e anche tempistico. Proprio perché in Galleria del Vento i pezzi sono testati in scala, da questo punto di vista le CFD possono essere anche più accurate, essendo il modello in grandezza reale. Ma vediamo brevemente come si sviluppano queste analisi. Innanzitutto va definita la geometria dell'oggetto che andremo ad analizzare. Successivamente questo andrà diviso in celle di volume, costituendo poi una griglia che rappresenterà la nostra griglia di calcolo. L'oggetto, in questo caso la vettura o il pezzo nello specifico, verrà poi investito da una corrente di flusso di cui noi imposteremo velocità, moto e anche proprietà del fluido, le cosiddette condizioni iniziali e condizioni di contorno. Dopodiché il nostro software andrà a svolgere in maniera ripetitiva le equazioni fino a raggiungere un certo livello di accuratezza. Infine, con un post-processore verranno analizzati i risultati. In Galleria del Vento viene sostanzialmente traslata la CFD e lo scopo è quello di verificare che ciò che è stato riportato dal software avviene effettivamente anche nella realtà. Nella realtà vengono sfruttate le cosiddette celle di carico, che fungono sostanzialmente da bilance, e queste misureranno sostanzialmente le forze in gioco. Tuttavia bisogna procedere con estrema attenzione in modo tale da non falsare i dati che vengono misurati. Infatti bisogna procedere con molta attenzione, in quanto un errato posizionamento delle celle di carico può portare ad una falsata misurazione, in quanto non misuriamo più soltanto la forza a cui eravamo interessati, ma a causa di un braccio, ovvero della distanza della nostra cella di carico dal punto di applicazione della forza, potremo misurare anche un momento, che quindi falsa il risultato. Tuttavia a volte anche le CFD possono risultare non accurate, poiché comunque può non sempre tenere conto di alcuni parametri o situazioni che poi si verificano nella realtà. Per questo è molto importante il confronto tra Galleria del Vento e analisi. Tuttavia io penso che gli ingegneri Red Bull potranno semplicemente, con l'ausilio delle CFD, portare in Galleria del Vento soltanto i progetti e le analisi più promettenti, rinunciando invece magari a testare qualche tentativo, qualche idea magari un po' più fuori dagli schemi. Ricordiamo che comunque Red Bull parte da un'ottima base della stagione precedente e che ha un eccellente aerodinamico dalle brillanti intuizioni. Proprio per questo non mi trovo d'accordo con le dichiarazioni di Christian Horner e penso che comunque la Red Bull parta come la favorita. Spero poi di essere smentita magari dalla Ferrari in corso di stagione. Fatemi sapere voi che presentimenti avete sulla Red Bull, sulla Ferrari. Intanto vi svelo che la presentazione che attendo maggiormente dopo la Ferrari è quella Mercedes. Sono molto curiosa di scoprire il loro progetto dopo il flop 2022, ma voglio sapere anche la vostra opinione, per cui vi leggo nei commenti e noi ci vediamo in un prossimo video.